Bentornati ragazzi nell'ottavo episodio di Alan Wake, io sono il giocatore vuoto e siamo qui allo sceriffo perché praticamente crede che noi abbiamo ucciso un'altra moglie, Alice. Beh, è arrivato qui a Bryce Falls. Lo scrittore è la luce che rivela il mondo della sua storia nell'oscurità, che lo forgia dal nulla, così come uno scultore estrae una statua da un blocco di granito. Se mi fermo, il mondo che creo svanirà. L'oscurità se lo riprenderà. È un lungo e difficile viaggio nel buio. C'è la vita di Alice in gioco, ma non devo pensarci, o impazzisco. Il terrore giunge ai limiti della E invece si è già comprensione. Devo impazzito. continuare. Qui tutto è possibile. Scriverò la storia, la salverò. Magnifico, Sara. Volevo solo rimediare ai danni che i fratelli Anderson potrebbero aver causato nel corso della loro ultima spiacevole scappatella. Non sono responsabile delle loro azioni. Si sente un po' meglio, signor Wake? Vorrei andarmene. Sono libero di andare. Beh, dobbiamo ancora parlare di... Sono in arresto? No, certo che no. Ma ho bisogno di sapere dove alloggerà per poterla raggiungere. Eviterei il motel. Il Majestic è rinomato per gli scarafaggi. I cottage a Elderwood sono molto carini. Direi che è perfetto. Sono il dottor Emil Hartman. Avrei piacere ad ospitarla alla residenza Cauldron Lake. Ha parlato con mia moglie? Ho avuto modo di discutere la sua situazione con lei in svariate occasioni. Ha organizzato qualcosa con lei? L'ho invitata qui. La mia clinica è un luogo in cui... Dagliene un altro, te prego. Dagliene un altro. Ehi, fermi tutti! Giù le mani dal mio cliente! E lei chi è? Sono Barry Wheeler, il suo agente. Se avete dei problemi col signor Wake, parlate con me! Voi zaticoni non la passerete liscia una volta sguinzagliati i miei avvocati! Non c'è problema, Sara. Sto bene. Non voglio sporgere denuncia. Signor Wake, la mia offerta è ancora valida. Tirami fuori di qui. Quanto metta sulle scatole la gente così? Che diavolo è successo, Al? Non è il caso di ripetere quella storia coi paparazzi. Pensavo ti stessero sbattendo dentro. E ci è mancato poco. Dovevo parlarne con qualcuno. Raccontai tutto a Barry. Pensava fossi pazzo, ma appena parlai del manoscritto cambiò idea. Il fatto che avessi scritto qualcosa, anche se non ricordavo nulla, a lui bastava. Precostava i soldi. E credeva al fatto che Alice fosse stata rapita. Quanto al resto, era tutta un'altra storia. Avevo appuntamento a mezzanotte con un rapitore in un posto chiamato Lover's Peak, nel parco nazionale di Elderwood. Il piano era affittare un cottage. Non mi piace, Al, non mi piace per niente, non va bene, anzi è tutto il contrario di bene. Signor Wake, Barry l'ha trovato. Ciao, Rose. Oh, wow, stavo proprio pensando a lei. Oh, stavo giusto portando del caffè a Rusty e sul balcone a prendersi cura di Max. Povero piccolo. Devo proprio scappare. È stato un piacere rivederla, signor Wake. A presto. Questo c'è una cotta per Rose, è palese. Che testa vuota. Ehi, signor spacco tutto. Non è colpa sua. È una ragazza molto carina e tra le altre cose è una tua grande ammiratrice. Ha anche un sito web dedicato a te. Pure. Ed è stata molto disponibile quando ti cercavo. Davvero, Al, quello che mi hai detto in macchina, ma ti rendi conto? Come hai sparato a un tizio e il suo corpo è svanito? Da quant'è che non dormi? Sei fatto? Non è che hai bevuto? No! Davvero, Barry, ho un buco di una settimana e qualcuno ha preso Alice. È tutto così. Hai idea di quanto sia assurdo quello che stai dicendo? Non fraintendermi, è un'ottima storia. Ma quando inizi a mischiare realtà e fantasia, stai comprando un biglietto per il manicomio. Aspetta qui. Praticamente stiamo già alla manicomio, praticamente, per colpa di sta storia. Che pare abbiamo creato noi. Quasi finito. Ehi, sei Rusty, vero? Affitti case? Signor Wake, le stringerei la mano, ma sono piuttosto preso. Oh, bene. Mi scusi, le spiacerebbe prendere il modulo di registrazione sulla scrivania? È di fronte a Charlie Zannelunghe. Ok, certo. Charlie Zannelunghe? Dei bracconieri. Max ha messo la zampa in una trappola. Sono illegali da queste parti. In teoria è proibito cacciare all'interno del parco, ma certa gentaglia non si fa scrupoli. Ah, almeno Max starà bene. È stato fortunato. Spero che le danni non siano l'unica cosa che ha di lungo, perché non lo lascio da solo.
Il modulo è sulla scrivania, pronto allo scheletro di Mammut. Dillo così, no? Non puoi incontrare un rapitore come se niente fosse. Certe situazioni poi sfuggono di mano. Devi parlarne con la polizia. È mia moglie, decido io. Possiamo riparlarne più tardi. Controlliamo un attimo in giro. Niente. Ok. È uno scherzo. O cerchi di spaventarmi, sta funzionando. Prendiamo in giro Barry. Beh, per poco non ci cascavo. Divertente, Al. Ma ora basta. Beh, mi stavo leggermente sulle scatole. Quest'uomo. È questo il modulo che voleva? Ecco qui le chiavi. Ok, tutto in ordine, signor Wake. Lieto di averla tra noi. Grazie. Sa dirmi come raggiungere l'Overspeak? Ma certo, è alla fine del percorso naturalistico. Segua il sentiero, prima o poi lo vedrà. È facile e offre una vista stupenda. Oh, meglio così. Se ha dei problemi a trovarlo, tenga come riferimento l'antenna della radio. È proprio lassù. Ok, possiamo andare. Grazie. Senti, Al, stai cercando di farmi credere che hai sparato un tizio che... Puff, è svanito? A prova di proiettile finché non gli hai puntato addosso. Non lo sopportavo più, scusate. Sono tutte cavolate, Al. 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 Dobbiamo dirlo allo sceriffo o chiamare l'FBI. Diavolo, Barry, la uccideranno! Questo non è un cazzo di dibattito, Barry. Andrò all'Overspeak. Mi ha detto di andarci da solo. Ok, ok, allora. Capisco. Ma sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Dimmi come aiutarti e io lo farò. Tu resti qui e se non torno per domattina, chiama la cavalleria. Salute. Utilissimo, Stai attento con la gente del posto, Al. Questi bifolchi sono pericolosi, odiano i turisti. Oh, sarà come in un tranquillo weekend di paura. Ma ti stai zitto, per favore. Ok, ragazzi. Adesso dobbiamo andare all'Overspeak a quanto pare. Controlliamo in giro se ci sta qualcosa. Solo libri a quanto pare. Perfetto. Usciamo. C'è qualche pagina del manoscritto? Direi di no, a quanto pare. La controllata però in giro non fa mai male. No, ok. Va bene così. Dobbiamo andare all'Overspeak. Sì, vabbè. Come no? Appunto. Ecco la pagina, va. Bene, ragazzi, per questo episodio è tutto. Grazie per il like, il commento e se volete ovviamente condividere il video. Dal vostro giocatore è tutto. Stay hollow.